Un caro saluto a tutti voi e benvenuti in questo primo episodio dedicato al gioco che si chiama Pawn Shop Simulator. Ringrazio prima di tutto gli sviluppatori della DNI Army Gaming per avermi fornito la key. Naturalmente, come sempre, nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social e anche un link per acquistare il cibo biologico al 100% italiano di Piani Bio e naturalmente un link per acquistare questo e altri giochi scontati. Hi everyone, welcome to this video. First of all, I want to say thank you so much to the developers of DNA Army Gaming for the key. Today we will play to this game called Pawn Shop Simulator. Don't forget to follow the channel if you are not a follower and don't forget to like this video. Allora ragazzi, iniziamo la nostra avventura. Ovviamente io ho già provato off camera questo gioco e in breve vi faremo un po' di considerazioni. Allora, questo ovviamente ci avvisa che ci sono un po' di cose da fare attenzione. Ovviamente abbiamo ereditato un banco dei pugni, quindi questa attività è che oggi noi naturalmente inizieremo a conoscere. Allora, prima di tutto vi faccio fare un breve tour della mappa. Allora, uscendo a sinistra troviamo il venditore di attrezzature. Sblocco un pochettino di cose. Poi naturalmente, come gli altri giochini, come Trader Life Simulator, ovviamente ci sono tutta una serie di parametri vitali da rispettare. And so, as you can see, it looks like other games like Trader Life Simulator. So, as you can see, you can take a look at the health and the other parameters, vital parameters. So now I will show you. We will do a short tour of the map. So here there is the one shop where you can buy bricks and you will expand your shop. Stay and be careful while crossing the roads because you will be invested by the car and so you will be injured and you will pay the hospital. Here there is the furniture shop where you can buy everything to place inside your shop. Then you will find the bakery shop here, and it looks like Bakery Shop Simulator, and you will find the videos in the channel where you can buy those items just for you, so you will use them to hit and to stay healthy. Ovviamente avete già, come avete già ben visto, ovviamente qui lì avevamo il negozio di forniture per le costruzioni, qui abbiamo il panificio da Bakery Shop, questo fantastico giochino che sembra della DNA Army, qui abbiamo l'ospedale, auguratevi di non andarci mai. E una cosa importante di questo gioco, fate attenzione a quando attraversate, perché se venite investiti, ovviamente voi quando andate all'ospedale pagherete voi di tasca vostra, quindi
mi raccomando, prestate attenzione. Allora, detto questo, apriamo subito lo shop. Ovviamente questa è la porta dell'ingresso che avviserà i clienti che siamo aperti, mentre invece se uno vuole entrare, diciamo così, e non vuole aprire l'attività, deve passare dalla porta che naturalmente si vede lì alla nostra sinistra. Un'altra cosa importante: quando arrivano i clienti, quelli che arrivano a sinistra acquistano, quelli che arriveranno a destra invece sono quelli che vengono a vendere. And so the guest that comes from the left side, now from the right, he sells objects. The one that comes from your left, he comes to the shop to buy. Quindi la cosa importante, già così vi renderete conto ad occhio più o meno come funziona. Approfitto anche per salutare naturalmente Moreno, il Morenoschi, naturalmente l'amico Moreno, così come tutti quanti voi che naturalmente passate nel canale. Non dimenticate di lasciare un bel like a questo video. Se questo video raggiungerà i 10 like, continueremo la serie. Allora, qui prendiamo la tazza. Ok, abbiamo venduto anche, fra le altre cose, abbiamo acquistato. And so, let me know if you are enjoying this video. Don't forget to share, like the video and leave a comment. Thank you again to DNA Army Gaming for the key. This game will need any patch about the cars rolling, because sometimes they stay stuck on the on work, and so sometimes they not see us when we are crossing the road. Ovviamente ci sono ancora qualche piccoli accorgimenti da prendere in considerazione, e quindi ci sono bisogna fare attenzione, perché a volte le macchine rimangono incastrate e potreste anche essere investiti, quindi state molto attenti. Allora, questo viene da acquistare. Vediamo un po' cosa dice. Buongiorno, ciao, top. La tazza, oh, 9,12, e ci abbiamo guadagnato un po' di dollarozzi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché ciò comunque permetterà. Allora, vediamo un po' il signore che cosa desidera. Ok, il guanto ovviamente ci permetterà di guadagnare anche altri soldi extra. Questa è l'ultima che prendiamo, perché prendetene sempre massimo un paio di oggetti della stessa categoria. Ok, don't forget to buy a maximum of two object of the same category. Allora ragazzi, io direi che vediamo un po' se arriva qualcuno. Ovviamente è più o meno al momento, all'inizio è sempre così, diventa ripetitivo. Sell plant, la pianta no grazie. Ecco, la gente, buongiorno, buongiorno, cosa ci offre? Il guanto, sì, il guanto torna sempre utile. Vediamo un po' cosa acquista. Il trofeo, $19. Come ben vedete, trofei, guantoni e tutto quello che riguarda lo sport sono molto ma molto richiesti, quindi prestate anche attenzione a ciò che vendete. So always be always very observe what you sell
a lot and what you don't. Allora, vediamo un po' che dice. Allora, questo sì. Allora, vediamo, vendiamo prima. Ecco qua. You have to learn how to play, but it's so easy to play this game. Vediamo un po' se arriva qualcun altro, poi terminiamo il video, perché per il momento gira più o meno così random. Poi ovviamente man mano che espanderete l'esercizio, ovviamente il negozio aumenteranno i guadagni e cambieranno anche le categorie di oggetti che poi vi porteranno i potenziali acquirenti. Allora, questa si vende, questa qui, ecco qua. Allora ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali social se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link. Bene, serviamo il nostro brigadiere, vediamo un po' che cosa ci porta e poi naturalmente ci salutiamo. Allora, ecco qua. E allora vediamo un po'. Perfetto, chiudiamo la porta così. Perfetto, allora amici, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, naturalmente vi invito assolutamente a lasciare un bel like al video. Non dimenticate di iscrivervi ai miei canali social, che sono TikTok, Instagram e naturalmente Twitch. E quindi, detto questo, io vi saluto e mi raccomando, ci vediamo al prossimo videozzo. Ciao ragazzuoli, state buoni, adio!